Buonasera a tutti. Dopo pochi giorni dall'inaugurazione in streaming della Salvi, siamo qua a presentare questi 70 anni con il branding e le partnership. Io passo subito la parola al sindaco di Sassoferrato, l'ingegner Maurizio Gresci, per i saluti ufficiali. Bene, grazie Laura. Buonasera a tutti. In particolare a chi è con noi e poi ci seguirà con i vari interventi, sono molto contento di questa iniziativa, perché va nella direzione di quello che dicevamo quando abbiamo fatto l'inaugurazione della settantesima edizione della Mostra Salvi. Una inaugurazione assolutamente particolare, in condizioni chiaramente condizionate dalla pandemia, che ci dà però, così come ho detto in quel breve intervento iniziale che ho fatto, ci dà la possibilità di esplorare quello che per noi è un mondo nuovo, quindi le nuove tecnologie, tutto quello che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione, ed eccoci qui oggi a fare questa bella manifestazione utilizzando appunto le nuove possibilità che ci vengono messe a disposizione le nuove tecnologie. Quindi siamo vicini ma lontani, e avremo sicuramente la possibilità di affrontare dei temi molto importanti. Fra molto, ci tengo a dirlo, molto importante, le partnership storiche della Rassegna Salvi, e quindi Facebook Photo News in particolare e il premio Mannucci. Io non vorrei rubare più di tanto tempo, ribadisco semplicemente i miei ringraziamenti alla cooperativa Pennines, al curatore che è della manifestazione, della rassegna, che ci segue da diverso tempo, che chiaramente ha messo in piedi una mostra molto importante, ripeto, con tutte le difficoltà del caso, e darò comunque appuntamento a chi volesse venire a vedere la rassegna in presenza. Chiaramente poi dopo ne parleremo, ma nelle prossime settimane, dato che dal 26 di aprile le Marche passano in zona gialla, come tutti sapete, e quindi ci sarà la possibilità di organizzarsi per riprendere l'attività museale, e quindi riprendere quella vita culturale che per un centro come Sassoferrato è molto molto importante. Quindi chiaramente prenderemo al balzo la possibilità di ospitare chiunque avesse la voglia di venire a visitare la mostra Salvi. Detto questo, auguro buon lavoro a tutti e vi ringrazio. Grazie Sindaco. Allora, come giustamente ha appena ricordato l'ingegnere Maurizio Gresci, siamo in procinto di ripartire un po' quello che ci si auspicava proprio durante l'inaugurazione, quindi la possibilità di visitare la Salvi, e con essa chiaramente anche tutti gli spazi museali che riprenderanno il loro vivere. Ma ovviamente non è, sappiamo benissimo, un via libera a tutti, ma con delle regole, con delle condizioni particolari da rispettare ancora. Quindi passo la parola alla collega Sara Covanti di Appennines, che ci spiegherà un attimo come muoverci per poter visitare in tranquillità. Grazie mille Laura, grazie anche all'intervento del sindaco Maurizio Gresci. Noi come Appennines collaboriamo da sempre a fianco del Comune per la promozione e l'animazione della Rassegna Salvi, e questa settantesima edizione non fa eccezione, diciamo, in questo, nonostante sicuramente la situazione contingente ci abbia portato a dover riformulare il nostro ruolo e soprattutto gli strumenti, diciamo, per garantire il proseguimento delle nostre attività. Appennines infatti si occupa principalmente di accoglienza turistica,
e di gestione di tutta la rete museale di Sassoferrato, una rete che tra l'altro si è ampliata a partire da gennaio di questo anno con il museo e il parco archiminerario di Capernardi. Quindi una rete estremamente ampia di musei e luoghi di cultura in generale, che come sappiamo sono stati duramente, forse drasticamente, colpiti dalla pandemia. Per chi quindi come noi si occupa di accoglienza e di cultura più in generale, questo anno è stato una sfida per trovare una ridefinizione del nostro ruolo di coloro che accolgono turisti e visitatori che per evidenti motivi non potevano essere qui con noi a Sassoferrato. E per trovare il modo per, come dire, provare a mantenere accese le luci nei nostri musei anche se a porte chiuse. Le risposte che come Appennines abbiamo provato a dare a queste sfide sono iscritte in alcune azioni che abbiamo portato avanti nel corso di questa stagione, come ad esempio la realizzazione di un piccolo vademecum che abbiamo realizzato con informazioni molto semplici, utili, che possono essere utili per tutti coloro che speriamo ben presto tornano ad essere in contatto, hanno possibilità di entrare in contatto con i turisti. Quindi piuttosto che rivolgerci, diciamo, ai turisti ai quali siamo soliti, no, a rivolgerci, abbiamo spostato, diciamo, l'attenzione verso tutti gli operatori del territorio, rendendo, diciamo, creando l'occasione per diventare tutti ambasciatori della nostra città. Sulla stessa scia, diciamo, di questo intervento, abbiamo attivato un corso di accoglienza turistica in lingua inglese che si è svolto su piattaforma online. Quindi entrambi i progetti nascono dall'idea e dalla convinzione che l'accoglienza non sia un'attività semplicemente di competenza dell'ufficio turistico, ma che al contrario coinvolga tutti gli attori del territorio. E quindi in questa stagione la nostra attenzione si è concentrata proprio sugli attori del nostro territorio. Per quanto riguarda invece la gestione del polo museale, è stata fondamentale un progetto che è partito al fianco in collaborazione con la biblioteca del comune di Sassoferrato e che ci ha offerto l'opportunità per tornare noi fisicamente all'interno delle sale dei musei e portare insieme a noi virtualmente i visitatori, diciamo, gli spettatori di queste attività all'interno delle sale. Il progetto, protagonista del progetto che è nato appunto dalla biblioteca, è stato ovviamente l'invito alla lettura. È un invito che si è condotto attraverso incontri online, dove noi come Appennines abbiamo scelto di collegarci non dall'ufficio dove mi vedete ora o dalle nostre case, ma al contrario proprio dalle sale del museo, così da riaprire in qualche modo i musei stessi. E così facendo abbiamo aperto le porte del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari in occasione delle letture sulla Pasqua, della Pinacoteca, della raccolta degli incisori marchigiani, anche del MAMS. Tra l'altro, per inciso, domani ci sarà un nuovo incontro di questo progetto che si chiama I colori tra le righe, che proseguirà ancora fino a maggio, dove speriamo e siamo fiduciosi di poter invece svolgere attività in presenza all'interno dei nostri parchi, quindi il Parco archeologico di Sentinum e il Parco archeominerario di Capernardi. In questo processo generale, diciamo, di revisione, no, nelle nostre azioni, diciamo, di animazione, anche qui non ha fatto eccezione il lavoro che Appennines ha condotto per la rassegna Salvi. In questo caso, protagonista sono stati i canali social, quindi lo strumento principale, diciamo, del nostro lavoro. E in questo senso è stato senza dubbio, fondamentale la scelta di ridefinire in occasione, diciamo, la scelta compiuta dal Comune di ridefinire in occasione di questa 70ª edizione la veste grafica della rassegna, perché ci ha permesso di raccontare e di presentare appunto la rassegna Salvi attraverso un'immagine più accattivante, quindi consona, diciamo, pienamente in target con il pubblico al quale a questo punto ci andavamo a rivolgere, che era sicuramente un pubblico ed è stato un pubblico differente rispetto a quello che siamo soliti accogliere all'interno nel corso della rassegna. Al fianco quindi di Umanesimo Artificiale, guidati da il curatore Riccardo Tontimandini, abbiamo un po' provato a raccontare,
70 anni di storia della rassegna. L'abbiamo fatto attraverso le opere, alcune opere confluite, diciamo, nella collezione del MAMS. L'abbiamo fatto rispolverando, diciamo così, gli archivi della stessa rassegna, quindi mostrando ad esempio i manifesti realizzati dagli artisti in occasione di Dissuasione Manifesta, che era stata un'iniziativa curata dai Recuperi Spolti. Abbiamo reso sfogliabili alcuni cataloghi storici della rassegna, come ad esempio il catalogo della mostra Arte e Design, che si è svolta nel 1998, tra l'altro proprio negli spazi dell'ex Pretura, che ospitavano in quell'occasione le opere di Bruno Munari e di Giorgio Villa. Abbiamo provato, insomma, a raccontare un po' di frammenti preziosi di questa longeva storia della rassegna Salvi, dei frammenti che hanno reso però la rassegna un vero e proprio pezzo di storia dell'arte, ma anche proprio di storia. Per arrivare poi a oggi e quindi provare attraverso delle interviste così a zonzo, diciamo, nella città, a raccontare che cos'è oggi per chi vive a Sassoferrato la rassegna d'arte internazionale Premio Giovan Battista Salvi. E è stata una domanda, diciamo, fondamentale, credo, anche per proprio, diciamo, un innesco per il lavoro che poi è stato condotto in tutta la progettazione grafica elaborata da Umanesimo Artificiale. Arrivati ad oggi, contiamo e siamo molto fiduciosi di poter tornare alle nostre consuetudini, alle nostre azioni, diciamo, di animazione in presenza qui alla rassegna, aspettando tutti i visitatori nei weekend, sabato e domenica e festivi dalle 15:30 alle 18:30, negli spazi espositivi qui al MAMS con le opere di Eliseo Mattiacci e poi negli spazi della Pretura che invece sono. Ospitano le opere dei giovani artisti e con attività di visite guidate che vi portano alla scoperta di questa 70ª edizione. Perfetto, grazie mille Sara. E proseguiamo quindi con la scoperta del branding, praticamente, quindi di questa nuova veste, se vogliamo, per i 70 anni, per la 70ª edizione della Rassegna Salvi. E passo la parola per introdurre Umanesimo Artificiale al curatore Riccardo Tontibandini. Sì, buonasera, grazie. Saluto tutti e ringrazio tutti quelli che hanno parlato prima di me. Io in realtà sì, oggi sono diciamo così, non voglio spoilerare quello che hanno fatto i ragazzi, ma per introdurre un po' il lavoro generale di questa edizione, molto, molto difficile, devo dire, perché con il periodo che conosciamo tutti, eravamo già pronti per ottobre, poi giustamente abbiamo dovuto procrastinare l'opening fino al 10 aprile, ma in questi mesi non siamo stati fermi, nel senso che la mostra è diventata un'altra mostra e questo tempo è servito anche molto per strutturare proprio uno strumento comunicativo molto efficace di cui poi vi parleranno poi i ragazzi. Io vorrei solamente comunicarvi questa mostra, nel senso, ricordarvela, anche se ne abbiamo parlato 2 settimane fa, ricordarvi l'energia che è dentro questa mostra, che è quella forza che ci ha aiutato a resistere dentro le nostre abitazioni tutti in questi periodi. Ed è piena di una forza, di un'energia, appunto, che vuole manifestarsi, che vuole sprigionarsi per uscire fuori e per esprimersi, perché il senso dell'artista in questo momento è quello di esprimersi, di raccontarci in tutte le nature possibili la loro visione del mondo. Abbiamo voluto dedicare questa edizione a un grande artista che ha scritto le pagine dell'arte contemporanea internazionale. Ovvero ad Eliseo Mattiacci, che proprio in questa porzione di Appennino a Calli ha vissuto prima di tutto il primo periodo di formazione e poi da giovanissimo, durante cito lui stesso lo dice, un turno di notte che lavorava nei campi con un trattore, arava la terra, durante una pausa fu fulminato da un bagliore. Su una zolla di terra ancora umido,
dove si rispecchiava appunto la luna, quella stessa, quella luna leopardiana, quella silenziosa luna leopardiana. E qui è lì capisce che deve, che vuole fare l'artista e deve intraprendere un viaggio per Roma e poi per l'Europa e poi per il continente intero, per il mondo, per riuscire a fare l'artista. E dall'altra parte invece la rassegna, ovvero al Palazzo della Pretura, una collettiva di 23 giovani artisti che sono tutti giovani che lavorano già con gallerie importanti italiane e il loro lavoro è già, ha avuto già riconoscimenti in Italia e all'estero e godono dell'attenzione nell'ambito del collezionismo contemporaneo. Brevemente, come fosse una partita di calcio, il gruppo è formato da Paola Angelini, Gabriella Russo, Clarissa Baldassarri, Andrea Barzaghi, Simone Chiametti, Fabrizio Cotognini, Giulia Crispiani, Luca De Angelis, Cleo Fariselli, Matteo Fato, Alessandro Fogo, Corinna Gosmaro, Luisa Me, Davide Mancini Zanchi, Silvia Mariotti, Elena Mazzi, Davide Monaldi, Andrea Nacciarriti, Raffaele Analdi Grossano, Nazarena Poli Maramotti, Caterina Silva, Marco Strappato e Alice Visentini. Ecco, in questo senso l'esperienza digitale ha cambiato il modo di comunicare e purtroppo, sottolineo questo fatto, ahimè, in questo ultimo periodo ha cambiato anche il modo di partecipare agli eventi. Tuttavia, sull'onda di questa innovazione, appunto, la rassegna si è dotata di una nuova struttura, con una veste più fresca e più attuale, più accattivante, che può abbracciare il pubblico del territorio e quello più distante attraverso appunto gli strumenti di un nuovo sito e un nuovo brand. Ma questo lo lascio spiegare più nello specifico a Filippo Rosati e a Luca Scarlatta, i ragazzi di Umanesimo Artificiale. Grazie Riccardo, grazie. Bene, inizierei subito allora con una condivisione dello schermo. Andremo a vedere direttamente all'interno della nuova piattaforma del sito web il percorso che abbiamo iniziato quest'anno sul branding. Niente, condivido lo schermo. Eccoci qua. Allora, quindi fondamentalmente da quest'anno appunto la rassegna ha sentito il bisogno di avere una nuova identità che rendesse giustizia alle edizioni passate, al valore storico e culturale che ha sul territorio non solo, ma anche che rivolgesse uno sguardo verso il futuro, appunto come è stato introdotto, verso i nuovi linguaggi e verso le nuove forme di comunicazione. Quindi abbiamo iniziato questo percorso in cui abbiamo sviluppato la nuova identità visiva, il cui obiettivo fondamentalmente è quello di raccontare il tempo, la storia e l'evoluzione della rassegna stessa attraverso un'identità dinamica e continuamente in divenire. Il concept da cui siamo partiti è questo, cioè siamo partiti da queste quattro principali parole chiave che sono rinascita, futuro, tempo e internazionalità. Tempo in particolare va a raccogliere il senso di rinascita e la visione verso il futuro, proprio perché appunto il tempo è la dimensione secondo cui noi percepiamo, misuriamo il trascorrere degli eventi e quindi il loro evolversi e la loro trasformazione. Abbiamo quindi una distinzione tra passato, presente e futuro, mentre poi abbiamo voluto aggiungere poi l'internazionalità, rappresentandola attraverso la semplificazione del nome della rassegna, quindi il nome completo della rassegna internazionale d'arte premio Giovan Battista Salvi. Abbiamo riassunto tutto questo solo a livello comunicativo sulla parola unica Salvi, rendendo quindi più semplice l'identificazione, la riconoscibilità e l'unicità. Abbiamo sviluppato sulla base di questi concetti un'identità dinamica
che è un tipo particolare di branding che permette, come vedremo, di attuare delle variazioni che chiaramente sono definite, comunque delle variazioni che abbiamo rispetto agli elementi costruttivi dell'identità stessa. In questo caso vedremo che tipografia, colori, immagini che sono già state pubblicate poi sui social e continueranno a essere pubblicate, insomma elementi grafici e il logo, il linguaggio varieranno secondo una serie di regole che abbiamo definito, ma mantenendo sempre la stessa percezione visiva. Per quanto riguarda la tipografia, abbiamo scelto di utilizzare un carattere tipografico che si chiama 188 Sans, ed è disegnato dal designer tipografico Martin Grasser, basato sul Monotype Grotesque, che è un font che è stato disegnato nel 1926. Quindi già a partire dalla tipografia abbiamo voluto rappresentare, insomma, questo collegamento che c'è tra passato, presente e futuro. Questo è stato permesso dal fatto che il font scelto ha una grande varietà, nel senso che abbiamo dei pesi regolari, abbiamo un peso invece che risulta, diciamo, con questo effetto pixelato che ricorda il mondo 8-bit dei computer, e proprio in questo senso qua abbiamo appunto voluto utilizzare il carattere per collegare ulteriormente l'idea di passato, presente e futuro. Quindi partiamo da un font del 26, appunto, e ci abbiamo poi costruito l'identità utilizzando anche appunto questa variante, che invece è molto più rappresentativa appunto della digitalizzazione della rassegna stessa. Per quanto riguarda la palette colori, abbiamo individuato questa serie di colori. Diciamo che il rosa momentaneamente è il principale, ma essendo poi la rassegna dedicata comunque ad Eliseo Mattiacci, abbiamo scelto anche due colori rappresentativi di Eliseo Mattiacci, che sono questo giallo e questo rosso, che poi vedremo anche nella sezione che verrà pubblicata, condivisa proprio a Mattiacci. Per quanto riguarda la costruzione del logo e dell'immagine coordinata, ci siamo serviti tecniche, diciamo, innovative, nel senso che abbiamo utilizzato degli script, quindi dei linguaggi di programmazione, che abbiamo utilizzato sia per costruire l'elemento che rappresenta l'evoluzione, che poi, come vedremo, a breve, sia per costruire ed evidenziare la parola salvi. Abbiamo scelto di mescolare appunto i caratteri tipografici tra lo stile bold e lo stile pixel 70, che era quello che vedevamo poco fa. Quindi fondamentalmente abbiamo utilizzato appunto linguaggi di programmazione attraverso questo giochino qua. Adesso vediamo che appunto dietro il logo salvi c'è comunque un linguaggio di programmazione, comunque uno script informatico che fondamentalmente si occupa di prendere la parola, suddividerla carattere per carattere. Ovviamente questo funziona con qualunque parola, quindi viene suddivisa carattere per carattere e poi, diciamo, lo script stesso, sulla base di alcuni parametri che abbiamo configurato noi, che partono, diciamo, dal numero 70, a rappresentare proprio la 70ª edizione della rassegna. Quindi lo script si occupa appunto di scegliere quali sono le lettere, qual è il carattere tipografico da associare alla singola lettera, e questo ha permesso di generare quello che poi abbiamo utilizzato come logo tipografico per la rassegna. Anche lo spazio tra i caratteri è stabilito con una crenatura multipla di 70 punti, rendendo maggiore leggibilità e rendendo nuovamente omaggio alla rassegna.
il linguaggio che abbiamo scelto per la comunicazione sia sui social sia per tutta l'identità visiva, l'immagine coordinata che ne concerne, è un linguaggio che quindi si rivolge a un pubblico di artisti nazionali e internazionali, sia ai cittadini del territorio di Sassoferrato, attraverso delle immagini evocative, che sono appunto quelle che sono state poi pubblicate all'interno dei social. Abbiamo utilizzato un tono diretto e calmo. Adesso vediamo le applicazioni che abbiamo insomma progettato, su cui abbiamo provato l'immagine coordinata della rassegna. Abbiamo provato a fare dei badge, abbiamo provato delle shopper, abbiamo provato carte intestata, biglietti da visita, timbro. È il sito web al cui siamo già all'interno, in realtà, perché questa pagina da cui che sto condividendo è all'interno del sito web, che è basato su un sistema di gestione dei contenuti e modulare, quindi ci permette di andare nel tempo a integrare più o meno contenuti, nuovi articoli, nuove sezioni e quant'altro. Oltretutto abbiamo pensato a un qualcosa di nuovo, nel senso, abbiamo pensato a un'identità partecipativa, mettendo proprio all'interno del sito la versione parametrica del blob che poi abbiamo utilizzato, che è esattamente il simbolo che abbiamo utilizzato per accompagnare l'immagine coordinata della rassegna. Quindi all'interno del sito si trova la versione parametrizzata, che ci permette di, attraverso degli aggettivi, di decidere la nostra versione, quindi partecipata in questo senso, nel senso che qualunque utente si colleghi al sito può creare la sua versione del blob variandone forma e colori. Ora, andando verso il passato otteniamo una sfera, andando verso il futuro otteniamo invece questa forma che si increspa maggiormente. E niente, fondamentalmente attraverso questa parametrizzazione qua riusciamo a ottenere una customizzazione personale di un utente, che può addirittura scaricare la sua versione. E questa versione che viene scaricata viene allo stesso tempo, sia rimane all'utente, sia viene archiviata all'interno del nostro sistema, e questo lo utilizzeremo per appunto raccogliere tutte le versioni delle persone che parteciperanno e magari costruirci tramite intelligenza artificiale il branding dell'anno prossimo. Con questo concluso, ripasso la parola. Grazie. Grazie Luca, non so se Filippo vuole aggiungere qualcosa. No, in realtà sia Sara che Riccardo che Luca hanno già presentato perfettamente, quindi io ringrazio tutti voi per questo lavoro che abbiamo fatto insieme in questi mesi e per quello che faremo nei prossimi, e vi ringrazio per l'opportunità che ci state dando, e niente, insomma, è tutto già live, quindi rassegnasalvi.it il sito è già live, quello che Luca ha fatto vedere è su rassegnasalvi.it/branding, e in fondo ci sarà il link creato a Salvi se volete giocare con il blob per creare la vostra versione. Poi credo che insieme a Sara faremo anche un workshop o comunque un qualcosa che introduca meglio questo nelle prossime settimane. Grazie ancora. Grazie, grazie a te Filippo. Allora, il sindaco lo sta già provando immediatamente, proprio in live praticamente. E quindi vi ringrazio ancora, sia Filippo che Luca. Ringrazio anche Riccardo per averci rinfrescato un po' la memoria proprio su quello che contiene la rassegna, sulle ricchezze che contiene, che finalmente potremmo tutti quanti scoprire dal vivo. A questo punto chiudiamo, per modo di dire, la fase del branding e passiamo alla partnership. Ormai le partnership, anzi al plurale, oramai storiche praticamente, cominciando da una locale
Quindi passo subito la parola a Massimo Bardelli di Face Photo News. E Massimo, appena ti dà il via dalla regia, Marzia condividerà anche il materiale necessario. Massimo, scusa, non ti sentiamo. Hai il microfono spento, guarda. Se... Ecco, si è aperto. Era un click andato a male. Spero, allora, innanzitutto ringrazio tutti i presenti, ringrazio in particolare il sindaco che da sempre è vicino alla nostra manifestazione, ringrazio il curatore della Rassegna Salvi per la sensibilità che ha dimostrato in questi ultimi anni quando lui ha curato la manifestazione nei confronti della fotografia, che a tutti gli effetti è giusto che in una rassegna importante come la Salvi abbia il suo spazio, perché un'arte visiva forse fra le più importanti in questo momento particolare. Ringrazio Appennines per l'invito e per l'organizzazione, e chiedo anche, se dovessi un attimo sforare, di richiamarmi subito all'ordine. Face Photo News è giunto alla 12ª edizione, è una manifestazione che fa parte di un circuito particolare che è il circuito Portfolio Italia. Quest'anno sono 11 festival in tutta Italia, noi siamo l'unico festival nell'area centrale, diciamo, che comprenda Marche, Umbria, Lazio e l'Emilia Romagna, in bassa Emilia Romagna. È una manifestazione che l'anno scorso ha dovuto confrontarsi, come quest'anno sta facendo la Rassegna Salvi, con questo problema dato e causato da questa orribile pandemia, e ci siamo dovuti inventare una versione artificiale. Siamo andati online e proprio quest'anno la FIAF, che è la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, ha riconosciuto questo nostro sforzo e questa nostra idea, era una grossa novità nel campo fotografico, di andare verso letture di portfolio online, ed ha premiato la nostra parte online, che era il face to face, con la menzione speciale della FIAF, che ci verrà consegnata il prossimo luglio durante il congresso nazionale. Siamo andati online, come dicevo, cominciando l'anno scorso a marzo. Non era mai stato fatto in Italia che alcuni critici leggessero portfogli fotografici dando i loro suggerimenti, confrontandosi con gli autori, e dalla prima è stato un trittico di 3 giornate, e dalla prima siamo andati sempre oltre i 200-250 spettatori, e così ci ha accompagnato sino a giugno, quando abbiamo dovuto fare la vera e propria manifestazione, a quel punto anche quella online per le note vicende. Una manifestazione che nella normalità prevede mostre e tavoli di portfolio, momenti di confronto con conferenze ed altro, tutto nel campo fotografico. Una manifestazione che dall'inizio ha avuto grandi ospiti, cominciando da Grazia Neri, che è la più grande storica della fotografia italiana, fondatrice dell'omonima agenzia fotografica, la più importante sicuramente a livello europeo. Abbiamo avuto ospite Pier Giorgio Branzi, noto giornalista e corrispondente dall'Unione Sovietica negli anni quando avevamo ancora l'Unione Sovietica. Abbiamo avuto ospiti foto editor di grandi case giornalistiche e di riviste, come ultimamente Chiara Spatt, foto editor dell'Arnoldo Mondadori Editori. Abbiamo avuto grandi fotografi, artisti della fotografia italiana come Antonella Monzoni, Lorenzo Cicconi Massi, Daniele Cincipini e Marozzini e Marchigiani, questi ultimi. D'altronde le Marche per la fotografia e per il racconto fotografico, per il portfolio, hanno fatto veramente la storia nazionale. Ricordiamoci che è nato tutto qui, nelle Marche, a Fermo, e poi abbiamo avuto, vabbè, non distante da noi, il notissimo Mario Giacomelli, che non ci sono parole per descriverlo. E noi appunto abbiamo pensato a questo festival dove appunto autori più o meno importanti, più o meno giovani, si confrontano con questi critici per avere opinioni sui loro lavori.
dopodiché ne selezioniamo due che vincono e parteciperò alla fase finale di questi 11 festival, dove ogni festival dà due autori. Alla fase finale il vincitore poi vince un premio che consiste normalmente nella pubblicazione di un libro e anche la possibilità di workshop con grandi case fotografiche con le quali collaboriamo, come ultimamente Fuji. Qui ecco, vedete quelli che sono i portfolio, stanno scorrendo, dell'ultima edizione e dell'edizione precedente, perché non li avevamo potuti mettere in mostra e li metteremo in mostra quest'anno durante il nostro festival, in stretta appunto collaborazione con la Rassegna Salvi, che ormai da anni ospita tutti gli anni i vincitori dell'anno precedente per il nostro festival. Quindi ci dona uno spazio così importante e un luogo di confronto così importante come è quello della Rassegna Salvi. E appunto devo nuovamente ringraziare tutti i curatori che hanno avuto questa sensibilità nei confronti della fotografia. Come dicevo, l'anno scorso abbiamo fatto questa edizione online e è stato bellissimo perché abbiamo avuto fotografi partecipanti da tutta Europa, nel senso che oltre a tutta l'Italia, che normalmente comunque è sempre rappresentata, perché noi abbiamo fotografi che partecipano al nostro festival, diciamo dalle Alpi alla parte più bassa del nostro stivale, perché abbiamo gente che viene dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Campania, viene dal Trentino, dal Piemonte, da tutto il centro Italia. Da anni collaboriamo con due grandi realtà molto importanti, che sono quelle del Fotoclub Grandangolo di Carpi e Officine Creative Italiane di Perugia, che proprio collaborano strettamente con noi. Siamo gemellati con altri festival come quello di Sesto Levante e come Colorno Photolife di Colorno, appunto in provincia di Parma. L'anno scorso, andando online, abbiamo avuto anche partecipazioni dall'Inghilterra, dalla Spagna e dalla Germania, autori che hanno deciso di confrontarsi con i nostri critici che erano presenti, e alla fine hanno vinto due lavori molto particolari e molto interessanti, completamente diversi. Adesso stiamo guardando quello di Cristina Comparato, che è stata la prima classificata, una ragazza molto giovane che ha raccontato con le fotografie e con la sensibilità che l'ha contraddistinta quella che è una sua malattia, però con una leggerezza veramente particolare e che veramente ha colpito tutte le persone che hanno potuto discutere del suo portfolio. L'altro lavoro che ha vinto l'anno scorso, l'avevamo visto scorrere prima, invece è un lavoro completamente diverso, perché era un lavoro, che è questo qui di Ciambra, che abbiamo visto, era un lavoro completamente legato alla fantasia ed era Magic Real Life, dove però abbiamo avuto uno spaccato di quello che è la fotografia contemporanea e di quello di come i bambini vivono e sono accompagnati nella loro fantasia. Quindi quello che desidero così far presente del nostro festival è che veramente è uno spaccato su dove sta andando la fotografia contemporanea. Non peraltro, infatti, è uno dei festival più citati e ci sono anche varie pubblicazioni di critici fotografici come Sandra Munari, che nel suo ultimo libro, nel penultimo libro, dove parlava del portfolio fotografico, ci ha citati fra i festival più contemporanei che ci siano in questo momento in Italia. Parto di festival amatoriali, non mi confronto certamente con Cortona on the Movie, che è uno dei festival più importanti in Italia e in Europa, ma dove lì parliamo di alto professionismo, che non è il nostro compito. Il nostro compito dall'inizio è stato quello di promuovere la cultura fotografica e far sì che molti giovani si potessero avvicinare a questo mondo fantastico dell'immagine fotografica, cercando la loro strada per diventare professionisti o per diventare dei fotoamatori evoluti che hanno comunque il loro spazio. Dai nostri festival sono nati ottimi fotografi che hanno avuto riconoscimenti a livello sia nazionale che internazionale. Quindi il legame con la Salvi è quanto di più importante potesse essere per il festival, ma penso anche, senza peccare di presunzione, che il nostro festival abbia comunque
portato un piccolo apporto di grossa contemporaneità, facendo partecipare fotografi che veramente avevano dato spazio a una fotografia completamente nuova. Purtroppo sia l'anno scorso che quest'anno, per le note vicende, non abbiamo potuto far entrare l'audiovisivo, che è un altro campo della fotografia sicuramente che vive la contemporaneità, per motivi l'anno scorso perché non è stato appunto svolto il festival in maniera tradizionale, e quest'anno perché per motivi di sicurezza è difficile trovare uno spazio che potesse permettere di far vedere gli audiovisivi come giusto far vedere. Fra parentesi, la FIAF, della quale noi facciamo parte, ripeto, una federazione di oltre 6.000 associati e oltre 500 circoli fotografici in tutta Italia, ha uno spazio proprio dedicato all'audiovisivo e al corto. E noi saremmo stati veramente contenti di poterlo ospitare, ma non è detto che non ci riusciamo anche in futuro. Quest'anno poi il festival avrà un piccolo aggancio anche nel periodo di settembre, perché ospiteremo una mostra dedicata a un laboratorio che sta facendo un lavoro fra Marche, Umbria e Lazio, di fotografi che si cimentano con le fantastiche e meravigliose verifiche di Ugo Mula su uno dei più grandi fotografi italiani, che fece proprio 10 verifiche. C'è un laboratorio che sta lavorando su queste verifiche e noi ospiteremo una mostra dove alcuni di questi autori selezionati porteranno i loro progetti in visione. Mi sembra di avere detto tutto. No, non ho detto e non ho ringraziato quelli che da anni collaborano con me. Io sono un po' il direttore, il coordinatore artistico, perché non ci piace la parola direttore, il coordinatore artistico di questa manifestazione, ma con me collaborano sempre, e anzi, sono più che collaboratori, Silvano Bicocchi, che è il responsabile del Dipartimento Cultura della FIAF, Roberto Cirilli, che è stato delegato regionale sempre della federazione, Massimo Mazzoli, che è un lettore, critico fotografico, storico della fotografia, grande conoscitore di Giacomelli e della fotografia marchigiana in particolare, e segue poi lui specificamente il discorso mostra. Io cerco di coordinare un pochino tutto. Approfitto anche, e non è per piaggeria, per ringraziare comunque nuovamente l'amministrazione comunale, che in questi ultimi anni, con tutte le difficoltà che tutte le amministrazioni, e quella comunale in particolare, deve affrontare, riesce a trovare sempre uno spazio e risorse per permettere lo svolgimento della nostra manifestazione. Penso di avere detto tutto. L'unica cosa, ecco, vi inviterò quando c'è questa manifestazione, quest'anno 25, 26 e 27 giugno, con le mostre che si potranno fino all'11 agosto, a venire a Sassoferrato, perché nella splendida piazza del castello vedere tanti tavoli di fotografia dove giovani e meno giovani si confrontano, fanno vedere le loro fotografie, discutono e chiacchierano fra di loro e con anche i passanti che si fermano incuriositi, è veramente particolare. E sarebbe bello, e sicuramente lo viviamo, è l'atmosfera che si vive nel più grande festival europeo, che è quello di Arles. Noi la viviamo nel nostro piccolo, però con una grande e piacevole allegria fra tutti i partecipanti. Lo dovremmo fare finalmente nuovamente di persona, e potrebbe essere un'occasione anche per vedere quanto è bello il nostro paesaggio che circonda appunto la nostra fotografia. Non per niente il nostro premio si chiama Premio Monte Strega, che è il monte che domina la nostra cittadina. Grazie. Grazie mille a Massimo Bardelli. A questo punto passiamo
la parola al professor Dennis Luigi Cenzi per il premio Mannucci, che se vogliamo è un premio d'Arcevia che ci collega un po' con la rassegna Salvi, a un filo doppio con Eliseo Mattiacci e a questo premio dedicato alla figura di Edgardo Mannucci, anche perché erano due scultori sostanzialmente particolarmente legati. Ma andiamo a parlare del premio e passo quindi la parola al professor Dennis Luigi Cenzi. Sì, grazie e buon pomeriggio a tutte le persone che sono collegate con noi. Sì, parliamo di questa collaborazione tra il premio Salvi e il premio Mannucci, è una collaborazione che si estende tra i comuni Sassoferrato e i comuni di Arcevia. Io ringrazio qui all'inizio il sindaco e gli organizzatori per questo invito che ho accolto con molto piacere. Il Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci è stato fondato nell'anno rotariano 1993-94 dal Rotary Club Alta Vallesina Grotte Frasassi, all'interno del quale fanno parte i comuni di Sassoferrato, di Arcevia ed altri comuni qui del comprensorio. Il premio, come ci ha detto la nostra conduttrice, è intestato allo scultore Edgardo Mannucci, che è nato a Fabriano nel 1904, ma scelse la città di Arcevia dove vivere e lavorare fino alla sua scomparsa avvenuta nell'80-1986. Mannucci è stato un socio onorario del nostro Rotary Club, Alta Vallesina Grotte Frasassi, ed è un artista del nostro territorio che ha raggiunto una fama internazionale ed è stato definito lo scultore dell'energia e un precursore dell'arte plastica informale europea del XX secolo. Il Rotary concentra i propri sforzi a favore delle opere umanitarie e sociali a livello locale e anche all'estero attraverso quelle che noi chiamiamo le vie d'azione, 5 in particolare, che sono la base delle attività di ogni club. Nella quinta via d'azione, che si chiama Azione Giovanile, si inserisce il nostro premio Mannucci, con il quale riconosciamo l'importanza di dare voce e potere ai giovani. Mentre sono diffuse le manifestazioni per giovani nel campo della pittura, nel settore della scultura il premio Mannucci è uno tra i pochissimi eventi, se non l'unico in Italia, che permette ai giovani scultori di presentarsi al pubblico più vasto. Il Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci rappresenta attualmente il nostro service più importante. Il premio a chi è rivolto? Come funziona il premio? Il premio si rivolge a giovani scultori che non sono ancora affermati, che sono studenti delle Accademie di Belle Arti nazionali ed internazionali. Vengono invitate al premio diverse accademie che di anno in anno si alternano e il numero può variare. Ogni accademia propone poi 3 giovani artisti, studenti, preferibilmente diplomandi e di età non superiore ai 30 anni, ognuno dei quali partecipa al premio con l'esposizione di 3 opere, che possono essere sculture in senso tradizionale o le più moderne installazioni. Le opere dovranno risultare originali ed inedite. C'è una giuria che è composta da esperti individuati nel mondo rotariano e nelle accademie ed è composta da artisti, critici ed esperti d'arte. I vincitori ricevono un premio in denaro. Inoltre, al vincitore del primo premio assoluto viene data la possibilità di allestire nell'anno successivo una personale ospitata nello stesso periodo e nella stessa sede del premio. Al premio poi è associata fuori concorso un'esposizione di opere di un protagonista di particolare rilievo della scultura italiana del 1900. In questi anni la manifestazione è organizzata sotto la guida culturale del professor Stefano Papetti, che è un apprezzato critico d'arte, e il comune di Arcevia ci fornisce un insostituibile supporto logistico, organizzativo e anche la sede del premio. Il premio poi in questi anni si è, possiamo dire, confederato, ha trovato collaborazioni con altre realtà del territorio. Stiamo collaborando con il Museo di Archeologia di Ancona e poi anche con il Premio Salvi di Sassoferrato,
con il quale abbiamo un accordo di scambio di occasioni di visibilità per i vincitori del nostro premio nella Salvi e dei vincitori della Salvi nel nostro premio, uno scambio reciproco. Siamo arrivati al 28° anno e la prossima edizione, che è appunto la 28ª, si terrà ad Arcevia e l'inaugurazione ci sarà sabato 29 maggio alle ore 17 presso il teatro nel Palazzo dei Priori in Corso Mazzini. Noi speriamo che si possa fare questa diciamo evento, questa inaugurazione, e niente, vi invito ad essere presenti lì, ad ospitare, insomma vi invito a presenziare, a partecipare a questa inaugurazione, e vi ringrazio per l'attenzione e per l'opportunità che ci è stata offerta di partecipare oggi a questa, a questo evento. Grazie. Ringraziamo il professor Denis Luis Licenzi. A questo punto direi che abbiamo, per ora abbiamo concluso, quindi vi avevamo promesso un paio di settimane fa, durante l'inaugurazione degli eventi streaming, diciamo che incrociando le dita per ora speriamo e ci attiviamo, proprio ci stiamo attivando per tornare in presenza. Intanto vi ricordiamo di venire a visitare, c'è un obbligo sostanzialmente che aveva lanciato il curatore Riccardo Tontibandini due settimane fa appunto, quindi noi vi aspettiamo qui al MAMS con la sezione dedicata a Eliseo Mattiacci e all'ex pretura con i giovani artisti. Trovate chiaramente tutte le informazioni e eventuali prenotazioni, le troverete insomma sui social e in particolare chiaramente quelli proprio dedicati al Salvi, sia Instagram che Facebook. Se volete nel caso anche dare un'occhiata a quelle che sono le altre proposte negli altri spazi museali, perché ripartiremo un po' con tutto, potete tranquillamente visitare la pagina Facebook di Sassoferrato Turismo. Quello che possiamo già dirvi è che sicuramente ci saranno delle visite guidate sia per la Salvi, che chiaramente introdurrà in qualche maniera, ci porterà anche a visitare il MAMS, e niente, direi che per il resto vi aspettiamo a Sassoferrato, vi aspettiamo alla rassegna Salvi. Grazie e buonasera a tutti.